Ciao, oggi ti presento un bellissimo film del genere arti marziali dal titolo La sfida degli invincibili campioni, che non sarebbe altro che il sequel di Mantieni l'odio per la tua vendetta con Jimmy Wang Yu fatto nel 67, con il quale ho caricato anche questo film sul mio canale, quindi se non l'hai visto, prima di vedere questo film, ti rimando a vedere quel film. E anche qua, sempre con Jimmy, grandissimo Jimmy Wang Yu, il quale è scomparso da poco tempo. Poi intravediamo anche altre facce note dei film di Kung Fu, tra cui noto Liu Xiaoliang, nel quale alla fine degli anni 70 ha fatto tre capolavori tipo Mad Monkey Kung Fu, nel quale lui viene ubriacato e poi gli viene tolta sua sorella e amputata la mano sinistra, e poi allena un allievo giovane per fare in modo che lo vendichi. E poi due bellissimi film, La 36esima camera dello Shaolin e Shaolin Sfida Ninja, nel quale lui è regista e nel quale ho messo anche questi due film nel canale, quindi se vuoi guardarli vai qui nel mio canale. E niente, con Jimmy Wang Yu, allora, questo film, La sfida degli invincibili campioni, è stato fatto intorno al 69-70. Vi leggo la trama. Innanzitutto vediamo qui la regia di A. Woltos, poi qua ci sono alcuni nomi, ma non viene menzionato Jimmy Wang Yu. Boh. Leggiamo la trama. Allora, una banda di spietati assassini organizza ogni anno un torneo che, con il pretesto di proclamare il miglior spadaccino, le permette di asservire tutti coloro che sono in grado di battersi con le armi. Nessuno può sottrarsi alla sfida, pena atroci rappresaglie. L'ordine di partecipare al torneo giunge anche a Lang, interpretato da Jimmy Wang Yu, invincibile spadaccino monco che si è ritirato a vivere in campagna. Lang vuole sottrarsi allo scontro, ma la banda lo trascina in una spirale di insopportabile violenza. Allora, insieme a un gruppo di giovani ribelli, lo spadaccino marcia verso il covo degli assassini, risoluto a saldare i conti, e nessuno riesce a opporsi alla micidiale efficienza di quel magnifico combattente. Allora, come al solito, ti metto il link sotto per vedere il film e buona visione.